www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Paesaggio per la sua rara bellezza inclusa nei borghi più belli d'Italia, Castelmezzano è uno dei paesi del Parco regionale di Gallipoli, Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. A vederlo in lontananza, Castelmezzano, così piccolo e grazioso, fa vivere la sensazione di entrare in una favola, i cui protagonisti sono l'aquila reale e la civetta, la grande madre, l'incudine e la bocca del leone. Solo i nomi sono presi in prestito dalla fantasia, perché le sculture degli enormi massi di roccia arenaria, che nel tempo sono state plasmate da giochi del vento e della pioggia fino ad assumere simili forme, esistono davvero. A fare la guardia a questo gioiello dalla struttura medioevale fatto di scale ripide, vicoli stretti, case arrampicate sulla roccia, sono le piccole Dolomiti Lucane che, più in alto si sale, seguendo percorsi dedicati, più svelano un incantevole paesaggio. Proprio da qui si può vivere l'emozione unica del volo dell'angelo. Imbracati in totale sicurezza per lanciarsi nel vuoto e godere come mai prima, da soli o in coppia, dell'incantevole paesaggio delle Dolomiti Lucane fino a sfiorarne le vette e raggiungere la vicina Pietra Pertosa. Nel nome Castrum Medianum, castello di mezzo, è impressa la sua storia di fortezza normanna, in posizione centrale rispetto ai castelli di Pietra Pertosa e Brindisi di Montagna. Le origini di Castelmezzano sono legate alla penetrazione di coloni greci nella valle del Basento, avvenuta tra il VI e il V secolo a.C. Successivamente, con l'arrivo dei Saraceni nel X secolo d.C., la popolazione locale, costretta a fuggire, si rifugia tra le rocce ripide individuate, secondo un antico racconto, da un pastore di nome Paolino, per il quale da qui sarebbe stato semplice respingere gli invasori facendo rotolare massi di pietra. In seguito all'occupazione longobarda, Castelmezzano viene invasa dai Normanni, XI-XIII secolo d.C., cui si deve la costruzione del castello che ha dato poi nome alla città. Nel tempo si sono succedute le invasioni da parte degli Aragonesi, XIV-XVI secolo d.C., e diverse famiglie hanno avuto un ruolo determinante nella storia e nello sviluppo del paese, da quella del barone Giovanni Antonio de Leonardis ai de Lerma. La conformazione del territorio per la sua presenza di rifugi naturali ha favorito lo sviluppo del brigantaggio lucano,
XIX secolo anche a Castelmezzano. Ogni scorcio delle Dolomiti Lucane e ogni angolo del borgo di Castelmezzano custodiscono storie di popoli ed avvenimenti che lo hanno attraversato. Dai ruderi del castello normanno svevo ai palazzi storici di particolare bellezza e ai portali di pregevole fattura, dalle chiese alle piccole cappelle, alle scale che portano sempre più in cima al paese, Castelmezzano è un tesoro da scoprire e indimenticabile. Lontano dal paese, tra sentieri, scalinate e piccoli ponti in pietra, si può raggiungere poi la vallata del Caperrino, da cui è possibile ammirare i resti di antichi mulini costruiti a secco, sormontati da tetti realizzati con lastre di pietra locale denominate Chiang, pietra, secondo il dialetto locale. Il maniero risale al periodo normanno XI-XIII secolo d.C., costruito come roccaforte in posizione centrale rispetto ai castelli di Pietra Pertosa e Brindisi di Montagna. In realtà ne sono visibili solo i ruderi, in particolare parte del muro di cinta, resti di mura rialzati sulla roccia, una cisterna per la raccolta delle acque piovane e la lunga e ripida scalinata scavata nella roccia, utilizzata probabilmente come postazione di avvistamento, da cui era consentito sorvegliare la sottostante vallata del fiume Basento. Fino a poco tempo fa, questa scalinata era percorribile dai visitatori che volessero raggiungerne il punto più alto per godere del panorama mozzafiato che si staglia sulle Dolomiti Lucane. Castelmezzano, come Pietra Pertosa, con cui condivide l'appartenenza ai borghi più belli d'Italia, rientra nell'area del Parco regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Locane. Tra incontaminate bellezze paesaggistiche e tracce di una storia millenaria, il parco è uno degli spazi verdi più belli della regione, in cui è possibile scoprire e conoscere per l'importanza e valore naturalistico, storico, tutti i segreti che la natura può preservare. Con un'estensione di oltre 27.000 ettari, l'area verde comprende la foresta di Gallipoli Cognato e il bosco di Montepiano. Qui vivono lupi, tassi, istrici e gatti selvatici e gli uccelli che si possono avvistare, falchi, pellegrini, poiani e piccoli muratori. Un chilometro e mezzo in poco più di un minuto da Castelmezzano a Pietra Pertosa e viceversa. In Basilicata si vola sulle vette delle Piccole Dolomiti Lucane in due o in solitudine.
Il volo dell'angelo ogni anno fa vivere l'esperienza della discesa tra le vette e gli incantevoli paesaggi dei due borghi più belli d'Italia e consente di sorvolare le Dolomiti lucane, regalando sensazioni straordinarie amplificate, sospese a 400 metri dal suolo e perfettamente allineati su un cavo di acciaio. Un tuffo tra cielo e terra, con la percezione di accarezzare uno dei paesaggi più suggestivi della Basilicata. Un antico tratturo contadino congiunge i comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, da percorrere in circa 90 minuti. Il percorso delle sette pietre è un viaggio nella fantasia e nella tradizione, che si snoda in sette tappe recuperando una storia tratta dal testo Vito ballava con le streghe, del giornalista lucano Mimmo San Martino, e traducendo in forme visive, sonore ed evocative i temi e le immagini della narrazione. Ogni tappa prevede uno spazio allestito e propone una parola chiave che restituisce il senso del racconto: destini, incanto, sortileggio, streghe, volo, ballo, delirio. Nella tappa centrale, quella delle streghe, il visitatore apprende l'intera storia attraverso elementi di suggestione scenografica e sonora. www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.